Ciao amici del MyLab. Allora, come sempre, vado avanti a fare questi video che parlano delle giornate buone in cui, mangiando le cose giuste, sono riuscito a contenere la glicemia, come dice il glucometro, entro valori più che accettabili, vero? In realtà vi siete resi conto che ne faccio un sacco di sgarri, vero? Cioè, per trovare la giornata buona bisogna andare in giro un po' nell'archivio e sai, quando sei in vacanza, non so se capita anche a te, ma dai, sii sincera, è difficile mantenersi ligi a prendere solo cibi salutari perché ti offrono da bere, hai dei cibi prelibati nel buffet, sono in un hotel che mi dà un buffet spaventoso, mi mangio l'impossibile senza limiti di quantità, i primi giorni sono praticamente esploso, perché qui si può mangiare letteralmente fino a scoppiare ed era roba buona. Ho capito anche che era roba a basso indice glicemico quella che sceglievo io. Sì, però un quintale non è che ti salva dallo stare bene, giusto? Approfondiremo, però in effetti non c'è solo la glicemia, non vorrei sembrare così monotematico a chi mi ascolta superficialmente, vero? Volevo anche dirvi, sono contento dei commenti che mi avete fatto nell'altro video, un video fatto così dove faccio vedere il resoconto giorno per giorno di come andava la glicemia registrata dal glucometro. Tra l'altro è durato tantissimo, 20 minuti, perché inevitabilmente quando non te li prepari questi video vai avanti sulle foto. Cavoli, mi avete fatto tutti delle domande e dei commenti che si riferivano agli ultimi 2 minuti del video. Significa che qualcuno l'ha guardato fino in fondo. Complimenti e grazie, sono contento che stiate dietro a quello che diciamo e veramente sono contento che questo dia delle indicazioni utili a fare quello che poi ci interessa, ovvero sia a tenerci il più possibile sani, vero? Qui in vacanza ci siamo concessi, io e il mio buon figlioletto di 11 anni, una pausa cinema. Allora un giorno siamo andati in un bel centro commerciale dove trasmettevano, facevano vedere il film Solo di Star Wars. Io e lui siamo appassionati delle saghe di fantascienza di qualsiasi tipo siano. Come fai a non mangiare un sacchettone di popcorn? Ce ne siamo presi un bel sacchettone, non lo abbiamo accompagnato da bevande zuccherate, ma nonostante questo, guarda qua cosa è successo, la mia glicemia. Non oso pensare a quella di mio figlio, di sicuro non era meglio di questa. È andata tra i 140 e i 150. Tra l'altro, ci è andata sia, vedi, verso mezzanotte, quando era finito il film. Sapete, quando mangi qualcosa di glicemico, l'ondata di glicemia arriva con un certo ritardo, un'ora, un'ora e mezza, no? Ma vedi qui anche cosa succedeva durante la notte. È andata su di parecchio anche durante la notte. Questo non fa bene perché disturba anche il sonno. Io, insomma, me ne accorgo quando mangio stupidaggini la sera. Insomma, ci ho dato dentro, va bene? Nonostante questo, il giorno dopo ho controllato la mia glicemia ed era 95. Sai, quando mangio tanta roba la sera, e roba poco salubre dal punto di vista della glicemia, spesso mi trovo che mi sveglio con una glicemia leggermente sopra 100. Niente di cui spaventarsi, secondo me, lo dicono anche i dottori, ma quando è sotto vuol dire che hai mangiato meglio, c'è poco da fare, no? A proposito, ho cominciato a pensare di lanciare la campagna di trasformarli tutti in agenti del MyLab. Cioè, caro amico, cara amica, ti chiedo di fare delle foto di cibi poco salutari che trovi in posti dove dovrebbero essere salutari e postarle. Fare un commento con quello che hai imparato qui da noi, dal MyLab, dai nostri esperti che ho intervistato. Voglio che tu faccia queste foto, le posti sul MyLab e poi ci facciamo sopra dei commenti, ci giochiamo un pochino sopra, ok? La prima persona mi ha già mandato la foto di una signora con un piede diabetico, non ha avuto l'autorizzazione della signora, ovviamente non si vede la faccia, ma ha fotografato una signora in evidente stato avanzato di diabete. Sapete che quando hai un diabete in fase avanzata, la circolazione del sangue viene molto molto difficile e alcune parti del corpo, come gli occhi e i piedi, cominciano ad andare in cancrena, cominciano ad avere dei grossissimi problemi. La cosa era agghiacciante, vedeste, grazie di foto che mi ha mandato. Sono indeciso se pubblicarla o no perché è molto brutta. Ovviamente non pubblicherei la foto della signora, ma spesso queste persone sono costrette a farsi amputare i piedi, da quanto il problema della circolazione causata dal diabete è grave. Quindi, comunque, a parte questa diversione splatter della cosa, dai, sono contento che mi mandiate le vostre foto. Siete d'accordo? Spargete la voce ai 420. Dai, mandateci foto di cibi
cibi insalubri dove non dovrebbero esserci cibi insalubri. Ma andiamo avanti con la carrellata di momenti di registrazione della glicemia. Allora, questa qua è carina, no? Verso le 7 di sera, da un po' che non mangiavo, e guarda caso, avevo una fame terribile, e la mia glicemia è intorno a 76. Non è un'ipoglicemia, non è grave, però insomma vi assicuro che la sentivo e ho detto, toh, guarda come il glucometro mi dà ragione alla sensazione di fame intensa che avevo in quel momento lì. È un indicatore anche quello. Non è la fame nervosa, la fame dovuta a questioni ormonali, quella è proprio fame. In questo momento il corpo deve tirare su la glicemia. Se non lo fai tu, lo fai lui con degli ormoni, non muori, no? Perché c'ho di quelle riserve di grasso in giro per il corpo che non sarebbe un problema produrre un pochino di energia e mandare a nutrire le cellule. Però in quel momento lì il segnale era chiaro, la fame è dovuta alla bassa glicemia. Questo è un buon pranzo che ho fatto io con verdure cotte e un bel galletto, molto grosso tra l'altro. Come vedi, la glicemia non si è quasi neanche mossa, vedi, è stata stabile appena sotto a 100 durante tutta la giornata. Alle 13 ho mangiato, la glicemia non è andata su comunque. Ti dico anche che tra le varie verdure che c'erano ho evitato le patate. E le patate comunque anche in piccola quantità sono amidi che entrano dentro molto velocemente nel sangue e producono degli impatti glicemici notevoli. Non occorre che siano fritte, fritte sono molto peggio, te l'assicuro, però anche al forno come queste qui bollite producono dei forti impatti glicemici. Se vuoi tenere una dieta a basso indice glicemico, le patate le devi eliminare, c'è poco da fare. Qua ho fatto il resoconto di tutta una giornata quasi perfetta, che poi ho rovinato la sera per un meeting di lavoro. Allora, mi sono svegliato, 7.30, vedi lì, area verde, niente colazione. Io pratico molto spesso il digiuno intermittente, cioè resto circa 16 ore senza mangiare in modo da dare via nel corpo ad alcuni meccanismi che migliorano la salute, la longevità. È un buon modo di fare un reset di tanto in tanto del corpo. Poi verso le 12.30 ho mangiato un altro galletto con verdure, non era lo stesso giorno, e vedi lì area arancione gialla, non è successo praticamente niente alla glicemia. E poi calata, se guardi a metà pomeriggio la glicemia era in calo, mi ero mosso, avevo camminato parecchio. A quel punto ho detto, prima di andare in palestra è inutile che ci vada così, diciamo, con la fame addosso, perché sai, contrariamente a quello che si pensa, quando vai a far palestra e lo scopo è quello di mantenere i muscoli, come dire, ipertrofici, aumentare un po' la massa muscolare, che non è il mio caso, non sono un culturista, però insomma il desiderio di avere un po' di forma fisica c'è, e alla mia età il fatto di fare dei pesi è ipersalutare, se fatto bene che non spacchi i legamenti. La cosa migliore, dicevo, è quella di mangiare delle cose glicemiche. Questa non te l'aspettavi forse, io tempo fa credevo, nella mia ignoranza, che quando fai palestra devi mangiare proteine perché poi devi ricostruire i tessuti, e quando invece fai sport come la corsa e la bici devi mangiare carboidrati perché ne usi molti nella corsa e così via. Non dico che al contrario, ma quasi, perché ho scoperto che i migliori atleti che intervisterò hanno ottenuto vantaggi enormi ad avere cibo glicemico quando avevano lo scopo di aumentare la massa muscolare, perché l'ipertrofia avviene grazie alla glicolisi, cioè l'uso dei carboidrati e del glucosio per ripristinare le riserve di glicogeno che gonfiano i muscoli, e a lungo termine di sicuro ci vogliono le proteine per gonfiare, per migliorare i tessuti e la riparazione, ma non è la cosa più urgente. E invece quelli che vanno a correre le maratone o fanno gare di bicicletta molto lunghe trovano molti più vantaggi a fare una dieta con pochi carboidrati, perché così abituano il corpo a bruciare i grassi. E se fai il conto di quanti carboidrati puoi portarti dietro nello stomaco e nelle riserve del fegato e dei muscoli, una maratona non la potrai mai concludere. Mentre invece se fai il conto dell'energia che hai nel grasso, puoi fare 26 ultramaratone probabilmente una dietro l'altra. Questo è un normale bilancio energetico. Al di là delle teorie matematiche, però, questa gente che abbiamo seguito e che io ho avuto modo di conoscere, ve li presenterò, sono personaggi straordinari, hanno trovato dei grandissimi vantaggi a funzionare a grasso. E questo è un dato di fatto. L'anno prima avevano una certa performance, hanno cominciato a funzionare a grasso e quindi smettere di rimpinzarsi di carboidrati del cavolo prima di una gara, il corpo, soprattutto in allenamento anzi, e il corpo ha cominciato a virare, a diventare più bravo a smantellare grassi.
questi personaggi qua hanno aumentato le prestazioni del 10-12%, che nell'agonismo delle ultramaratone è una quantità straordinaria. E ripeto, ve li intervisterò. Lo so che io e te non ci facciamo 300 km in due giorni di abitudine tutti i weekend, questa gente sì, 300 km a piedi, non in macchina. A me darebbe già fastidio farli in moto 300 km, loro li fanno a piedi. Vi racconterò un po', ma questa gente qua non è come noi, io non sono uno sportivo del livello loro, ma è interessante vedere cosa succede portando un corpo all'estremo, perché se io faccio un errore alimentare tutto sommato non porto il corpo all'estremo, posso anche non accorgermene, ma se io faccio un errore alimentare e faccio quelle robe lì estreme, cacchio se mi accorgo che è un errore, o meglio, quando prendo un dato buono sull'alimentazione, se funziona me ne accorgo, perché c'è la differenza tra finire la gara o non finirla. Mi spiego? Quindi quella gente lì sono i nostri laboratori del MyLab. Laboratori del MyLab, notare l'assonanza. Va bene, torniamo su questa giornata buona. Dicevo, allora, prima di fare palestra, eccola qua, mi sono detto, fatti un bel frullatone. Ci ho ficcato dentro una banana intera, latte di cocco e 20-25 grammi di proteine derivate dall'uovo. Sono quelle che hanno il miglior assorbimento. Ho fatto delle ricerche, un giorno ve ne parlo, ragazzi. Ho provato diversi tipi di proteine, non voglio dilungarmi, lo so che sono un chiacchierone, ma avrei talmente tante cose da dirvi oltre la glicemia. Sapete che quando prendete gli aminoacidi a catena ramificata, se anche ne prendete 50 grammi, non va dentro nel corpo quasi niente. L'assorbimento è intorno all'1%. Praticamente è meglio che non le prendi quelle porcherie lì. Ci vogliono degli aminoacidi bilanciati. Se li bilanciano bene, allora vengono assorbiti bene. Se prendi solo quelli a catena ramificata, bevi l'acqua che ti fa meglio. Invece, certi tipi di proteine vengono assorbiti di più. La migliore sembra quella di uovo, non quella di pisello, non quella di siero di latte, che io credevo la migliore ed è buona per certi versi, ma quella di uovo è fantastica. C'è l'individualità metabolica di mezzo, quindi non è che un esperimento su di me è l'unica cosa che si può fare, ma ho letto di studi che confermano questa mia sensazione fatta così da pellegrino, di uno che ci prova e così via, ok? Quindi comunque mi sono fatto il bel frullatore, nonostante la palestra, che era durata solo comunque mezz'ora, poca roba, piuttosto di niente, ho detto mi faccio mezz'ora di palestra, ho una macchina a casa con un po' di peso. E comunque sia, la glicemia è risalita, vedi? Quindi il frullato è stato in parte assorbito dalla palestra, in parte ha fatto salire la glicemia. Ma il disastro l'ho fatto verso sera, avevo un meeting di lavoro con dei miei amici, colleghi, e niente, ci siamo detti, dai, facciamo questa riunione alle 6, che non abbiamo tempo, e abbiamo ordinato la pizza, ho portato tre belle grosse pizze, tre fette a testa, eccola là. Non è andata su tanto perché probabilmente avevo fatto anche la palestra, vedi, non è andata su di brutto, però insomma si vede che da giornata tutta sotto 100, una giornata che probabilmente ti fa dimagrire, ti fa stare in buona forma, lì ho avuto un picco. Ma ci sta, cioè non è che dobbiamo essere fissati con la glicemia, però sappiamo almeno cos'è che fa danni e cosa no. Ah, poi vabbè, qui ho postato questa foto solo per ricordarmi quanto incappellato sono ancora ad andare sul surf. Era la prima o seconda lezione e come vedi dalla foto a destra lo schianto in acqua era la prassi di quel giorno. Adesso sono già meglio, ho fatto un'altra lezione e comincio a funzionare, non cado più. Mi sono promesso che ogni estate imparo una cosa nuova, questa è quella che tocca quest'estate. Vi terrò informati anche se non ve ne frega niente e se non è importante per la glicemia sui miei sviluppi nello sport, va bene? E qua, ahimè, vedi che bello strisciore che ci ho dato al sensore, mi stavo facendo la doccia, tac, ho cozzato contro un bordo della cabina doccia e l'ho strappato, addio. Abbiamo seppellito con i dovuti onori il nostro sensore e l'abbiamo buttato via. Peccato, sarebbe stato carino continuare per qualche altro giorno, questi sensori durano 15 giorni, non di più, ma me ne mancava ancora qualcuno e quindi, vabbè, è andata male. Nel frattempo comunque ho registrato un po' di cose e farò degli altri video che ovviamente vediamo se indovini. Cos'è che ti chiedo di fare adesso? Ti chiedo di mettere un bel like sul video, mettere il like sulla pagina, iscriviti alla newsletter, è una cosa famosa, è una cosa nuova.
questa newsletter ti permette di restare in contatto con noi, così ogni fine settimana ti mandiamo un resoconto dei video più interessanti e ti teniamo informato anche su quali sono le novità, alcune cose gratuite per noi del MyLab, insomma è una cosa molto carina, vedrai. Però prima di lasciarti ti faccio un micro quiz. Questo è il giorno dopo che mi sono spaccato il sensore, ho fatto questo pranzo prendendo dell'acqua gasatissima e freddissima e questa insalata a base di tonno, olive, un po' di pomodoro, poca roba, qualche fagiolo, dell'insalata fresca sotto con delle carote, anche carote crude tagliate alla julienne e olive. Secondo te, ah dai, a naso, quanto potrebbe essere stato il valore di picco della glicemia causato da un pasto del genere? Dimmi la tua, così vedo se sei stato attento. Ti darò un voto. Non ti darò un voto, però dai, prova a metterti in testa di cercare di prevedere gli effetti del cibo che mangi su di te, sia in termini di glicemia, sia in termini di danni che questi possono fare. Perché ragazzi, è veramente triste vivere in questo periodo di grande abbondanza di cibo. Questo è un periodo di grande abbondanza di cibo. Il cibo non è difficile da trovare ed è anche molto economico, ma abbiamo perso la percezione di cosa è il cibo che ci fa bene e quello che ci fa male. È un gran peccato vivere in abbondanza e riceverne dei danni dall'abbondanza, non ti pare? È un po' una roba strana. Dobbiamo diventare di nuovo bravi a scegliere i cibi che non ci confondono e che ci fanno stare sani. Se sei d'accordo con me, metti un like. Mi raccomando, condividi questi video sempre quando vuoi far sapere qualche informazione in più agli amici. Vedremo anche di rendere le cose sempre più divertenti, più leggere. Non sarà mai troppo noioso. Cerco di promettertelo, d'accordo? Alla prossima!